Ciao a tutti, sono Santa Dornetto, Master Crystal Nails. Sono qui oggi per la sfida del tutorial challenge che mi ha lanciato la mia collega e amica Silvana Lapiana. Ne approfitto giusto 2 secondi per farvi vedere il nuovo catalogo che trovate disponibile presso tutti i rivenditori Crystal Nails d'Italia. Sono giusto 230 pagine. Ma andiamo a noi. La sfida prevedeva la realizzazione o di una mandorlina da salone in baby boomer oppure di una forma estrema con una nail art effetto goccioline, effetto rugiada. Inutile dirvi che la sfida è stata vinta da questo tipo di nail art. E quindi oggi andrò a realizzare proprio una mandorla gotica. Ho scelto questo tipo di forma perché è una forma molto affusolata che sta bene un po' a tutte. E poi andrò a realizzare appunto nella zona della French questa nail art effetto goccioline. Ho già posizionato la mia formina, ho preparato la lamina con preparatori e base compact e adesso vado a realizzare il mio allungamento con l'Extreme Clear. Quindi vado a fare l'allungamento della forma con questo tipo di costruttore, che è un costruttore molto denso, che mi permette, una perfetta resistenza anche nelle forme estreme. Vado a creare un allungamento molto sottile. Una volta realizzato l'allungamento della forma, vado a polimerizzare. Pinzo. E completo la polimerizzazione. Una volta completata la polimerizzazione di Extreme Clear, vado a realizzare l'allungamento del letto ungueale con il jelly. Il jelly è un costruttore rosato, molto molto denso, ha una consistenza gelatinosa ed è perfetto appunto per la realizzazione dell'allungamento del letto ungueale e anche della sua relativa bombatura o in questo caso del balance point. Sulla pagina Crystal Nails Italia trovate un tutorial della mia collega Ambra Turchi dove ne spiega tutte le caratteristiche e anche la modalità di applicazione del prodotto.
Adesso io vado quindi a creare l'allungamento del letto ungueale con il jelly. Vado a disegnarmi la mia smiline. La mandorla gotica è una forma molto affusolata, quindi anche la smiline di questa forma avrà una forma appunto molto affusolata. Polimerizzo. Una volta polimerizzato il primo strato, vado a creare il riempimento del mio allungamento del letto ungueale. È un prodotto molto molto denso, quindi vi permette di lavorarlo con estrema facilità, appunto perché non cola. Vi ricreate una smiline perfetta e poi sarà semplicissimo andarla a limare dopo. Arriviamo bene sui punti ebbi. Controlliamo bene gli spessori. Polimerizzo. Vado a eliminare lo strato di inibizione ed effetto la limatura del muretto. Utilizzo una lima Extreme Blue con cui andrò a definire tutta la linea della smiline. Grazie alla consistenza del jelly, la limatura del muretto, sarà comunque un passaggio molto molto veloce da effettuare.
vado a definirmi il muretto con una wooden, una lima di legno che ci permetterà appunto estrema definizione. Passo il buffer, una volta limata la linea della smile line, con attenzione vado a eliminare la mia formina. L'allungamento è stato effettuato in maniera molto sottile. Quindi presterò molta attenzione alla rimozione della formina. Ok, vado a stendere adesso il colore per la nostra French. Ho scelto come colori l'R11 è un blu della linea dei Gel Color Royal, è molto bello perché è un blu notte con all'interno delle particelle luminose molto molto sottili. E poi per andare a realizzare la sfumatura nella zona della French ho scelto un gel color della linea Brilliant, il Full Diamond. È un turchese con all'interno delle particelle dei glitter finissimi che vi permettono una copertura perfetta già alla prima passata, quindi sono ottimi anche per realizzare dei monocolori. Vado a prendere Zero Short, con cui andrò a definire la linea della smile line. Polimerizzo. E vado a effettuare una sfumatura appunto con il Full Diamond. La sfumatura la vado a effettuare solo nella parte iniziale della mia French. Non vado a riempire o a coprire anche la parte della punta, la lascerò in trasparenza perché poi lì dovremmo andare a realizzare appunto questo effetto goccioline. Mi vado a rilasciare il Full Diamond in tutta la linea della smile line. Pulisco e picchietto per andare a sfumare. Polimerizzo. Polimerizzato il Full Diamond, quindi una volta effettuata la nostra sfumatura, vado a riempire nuovamente con Extreme Clear tutta la zona della French.
completando così la mia struttura. Polimerizzo, una volta terminata la polimerizzazione dell'Extreme Clear vado nuovamente a eliminare lo strato di inibizione e limo la mia struttura. Utilizzo sempre una Extreme Blue . Ho terminato la limatura della struttura, vado a passare il lucido, utilizzo Top Cool. Lo vado a stendere in maniera molto sottile. Polimerizzo. Nel frattempo preparo i prodotti che utilizzerò per effettuare la nail art effetto goccioline. Per questo tipo di nail art ci serviranno i cromi. I cromi sono dei prodotti della linea semipermanente. Ne ho preparati alcuni, ma ne esistono di altre colorazioni. Abbiamo il Gold Rose, il silver, un perlato, rosa perlato e un oro. Io per questo tipo di nail art ho scelto il rose silver. Per le modalità di stesura del cromi, per scoprire tutte le caratteristiche di questo prodotto, vi riporto sempre un video che trovate nella pagina Crystal Nails Italia, di un tutorial realizzato da Rossella Durante, dove ne spiega appunto tutte le caratteristiche e le modalità di stesura. Ho lucidato la mia struttura, quindi a struttura finita. Adesso vado a realizzare questa nail art effetto goccioline. Quindi ho preso il cromi numero 18
come base il Chromi necessita di Wastep Zero. Wastep Zero è sempre un prodotto della linea semipermanente che mi servirà come base per risaltare appunto l'effetto cromato di questo prodotto. Wastep Zero andrò a stenderlo in maniera molto sottile nella parte interna della struttura. Conoscere le caratteristiche dei cromi, vi riporto a un video che trovate nella pagina Crystal Nails Italia di un tutorial realizzato dalla Salon Educator Rossella Durante, dove ne spiega appunto tutte le caratteristiche e le modalità di stesura. Adesso vado a realizzare quindi questo effetto goccioline. La mia struttura è lucidata, è terminata e adesso lavorerò sulla parte interna. Quindi utilizzo il Chromi numero 18 e Wastep 0. Wastep 0 ci servirà da base per i cromi per risaltarne appunto l'effetto cromato. Vado a scaricare bene l'applicatore del mio Wastep 0 perché dovrò stenderlo in maniera molto molto sottile nella parte interna della mia French. Quindi vado a stenderlo nella parte dell'allungamento in maniera molto molto sottile. Polimerizzo. E nel frattempo preparo, metto anche qui stesso sulla base della formina un po' di Wastep 0 e con Zero Short andrò a realizzare appunto delle goccioline nella parte interna sempre della mia French. Wastep 0. Vado a realizzare appunto delle goccioline di diverse dimensioni, alternate, giocate un po'. Polimerizzo. Adesso andrò a stendere appunto il cromi, sempre in maniera molto molto sottile, sopra un step 0, quindi sopra le goccioline. Solo sulla zona della French, non andiamo sopra il cover, polimerizzo il cromi insieme alla ventola. La ventola farà in modo di far risaltare ancora di più l'effetto cromato.
completata la polimerizzazione del cromi, ripasso uno step 0 per sigillare la parte interna della struttura. La nostra nail art effetto goccioline è terminata. Dopo vi farò qualche foto così da vedere da vicino questo effetto molto bello. Potete realizzarlo anche su lunghezze da salone, mantenendo comunque la sfumatura solo nella linea della smile line, e poi andare a realizzare, appunto, grazie alla trasparenza dell'allungamento, l'effetto rugiada. E ne approfitto e lancio la sfida alla mia collega Ula Sadko, che magari ci delizia con delle nail art con i lace. Vi saluto, vi do un bacio e alla prossima.